A 21 miliardi di chilometri di distanza dalla Terra e dopo 37 anni di inutilizzo, i propulsori del Voyager 1 si sono riaccesi, permettendo di stabilizzare l'assetto della sonda. È accaduto il 28 novembre scorso, a 40 anni da quell'estate del 77, quando a bordo di un razzo Titan venne lanciato da Cape Canaveral diretto verso Giove e Saturno. Attualmente è diretto verso i confini del Sistema Solare, viaggia a una velocità di 17 km al secondo e sta fornendo dati utili a caratterizzare l'eliopausa. La regione in cui la pressione esercitata dalle particelle del vento solare diminuisce fino a diventare pari a quella delle particelle provenienti dall'esterno del Sistema Solare. Per comunicare con la Terra deve essere stabilito un corretto allineamento dell'antenna verso il nostro pianeta. Per far questo occorre far ruotare la sonda attraverso piccoli propulsori che generano getti di idrazina della durata di pochi millisecondi. Dal 2014 gli ingegneri hanno notato che i propulsori del controllo di assetto si stavano degradando. E così si è deciso di assegnare le manovre ad un gruppo di propulsori inutilizzati dall'8 novembre 1980, quando il Voyager 1 raggiunse Saturno. Per poter effettuare in piena sicurezza questa manovra, il gruppo di scienziati della NASA è andato a ripescare dati vecchi di decenni e ha esaminato il software scritto in un linguaggio ormai obsoleto. Operando per di più in differita, il segnale infatti impiega 19 ore e 35 minuti per viaggiare da un lato all'altro della missione, ma alla fine, come detto, è arrivato il successo. E forse l'estensione di altri 2 o 3 anni della vita operativa del Voyager 1. Sulla sonda, nel 1977, venne inserito un disco d'oro contenente informazioni riguardanti il nostro pianeta e il genere umano, una sorta di capsula temporale con l'intenzione di comunicare la storia del nostro mondo ad eventuali forme di vita extraterrestri. Sulla copertina viene spiegato come suonare in maniera corretta il disco, al fine di visualizzare le immagini ed ascoltare l'audio nel suo contenuto. È stata riprodotta anche la mappa per rintracciare il nostro pianeta, la stessa che era già stata spedita con le sonde Pioneers. Essa raffigura la posizione del Sistema Solare rispetto a 14 pulsar. La rappresentazione dell'atomo di idrogeno sta a indicare la scala temporale fondamentale da utilizzare. Sulla copertina, inoltre, c'è anche un timer della missione. Una sorgente pura di uranio-238, infatti, segna attraverso il costante decadimento quanto tempo è passato dall'epoca del lancio. Il contenuto del disco venne selezionato per la NASA da una commissione guidata da Carl Sagan della Cornell University. Furono inserite 115 immagini e un gran numero di suoni naturali, come quelli prodotti dalle onde, dal vento, dai tuoni e suoni prodotti da animali come il canto degli uccelli e quello delle balene. Trovarono spazio anche una selezione musicale proveniente da epoche e culture diverse, i saluti degli abitanti della Terra in 55 lingue, anche in italiano, e la riproduzione del messaggio del presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter e del segretario generale delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim. Nel 1990, avendo concluso la sua missione primaria, la NASA ha fatto girare il Voyager verso la Terra per scattare una foto del nostro pianeta. Ne è nata una delle immagini scientifiche più importanti di tutti i tempi. Si riesce a scorgere un puntino blu, è la Pale Blue Dot, casa nostra, vista da 6 miliardi di chilometri. Tra circa 30.000 anni varcherà i confini del Sistema Solare e continuerà ad orbitare intorno al cuore della galassia, portando con sé il ricordo della nostra civiltà.